Riprendiamo dunque la discussione plebe intellettuali a Napoli nel secondo Novecento, a partire dal libro di Mario Pezzella, Altre Napoli. Lo facciamo con Rino Genovese, che è studioso, editore, scrittore, capace di intervenire su temi politici e civili. E vediamo quale registro sceglierà per noi usare il termine lacaniano. Beh, in effetti potrei intervenire qua in tanti modi. Uno sarebbe quello autobiografico, perché io sono uno di quei napoletani che è andato via, un napoletano ferito a morte già nell'infanzia, potrei dire. Poi nell'adolescenza c'è stata tutta la fase del movimento studentesco e quello è stato sicuramente il momento migliore per me. Poi sono andato via e però questa è la cosa interessante, perché ripensando a Napoli mi sono sempre più reso conto che quella napoletanizzazione dell'Italia, di cui anche Mario parla, e ne parlo anch'io in un altro libro che non voglio citare ora, insomma ne parlo anch'io, la napoletanizzazione dell'Italia e addirittura del mondo intero sotto certi aspetti è per me un dato oggi incontrovertibile. Allora cercherò di dire qualcosa su questo, poi potrei intervenire come editore del libro e allora parlarvi della Fondazione per la Critica Sociale, che ho costituito tra l'altro anche con Mario cinque anni fa, adesso non mi ricordo bene quando, insomma, e i vari libri che abbiamo fatto. Questo mi sembra che sia il tredicesimo della serie, e allora qualche parola la voglio dire su questo, perché l'ambizione di questa collana che facciamo, che si chiama appunto La Critica Sociale, è quella di mettere insieme testi che normalmente non trovate insieme in una collana o addirittura in una casa editrice, perché qui si può trovare sia un classico come il TARD che abbiamo fatto, tra l'altro io mi sono staccato da Cronopio proprio anche per fare il TARD, perché questa era una proposta che era venuta da Cronopio, il primo titolo della collana è questo classico della sociologia, chiamiamolo così, anche se è un classico un po' sconosciuto, Gabriel TARD, Le leggi dell'imitazione. Avevamo avuto questa proposta ed era stata alla fin fine rifiutata da Cronopio con la mia opposizione, quindi una delle ragioni per cui andai via da Cronopio fu per fare questo libro. Allora voi in questa collana potete trovare uno come TARD e poi appunto però delle cose molto più contemporanee, e potete trovare qualcosa che ha a che fare con la filosofia in senso stretto, meglio con la teoria sociale, e qualcosa che ha a che fare con la critica anche musicale. Abbiamo pubblicato un libro su Glenn Gould, per esempio, una lettura adorniana di Glenn Gould fatta da Marco Gatto. Quindi fare questo libro di Mario Pezzella, Altre Napoli, veniva proprio spontaneo, perché a parte questa lunga amicizia che ho con lui, è un libro che mette insieme diverse cose, perché è al tempo stesso un libro di teoria sociale sulla questione della plebe e degli intellettuali nel loro rapporto con la plebe a Napoli, è un libro di critica letteraria, è un libro di critica cinematografica, e sono un po' poi insomma sostanzialmente Mario è uno che si è interessato sempre a più cose, questo come peraltro anch'io, questo ci viene dalla comune derivazione francofortese sicuramente, e allora fare una collana così transdisciplinare non è una cosa semplice, nel senso che non si riesce facilmente a piazzare questi volumi, come potete immaginare. Noi, il nostro best seller rimane ancora TARD, cioè il primo che abbiamo pubblicato, che ha venduto poco più di 300 copie, perché è stato adottato in qualche corso universitario. Poi ci sono le solite difficoltà che tutti sappiamo sulla distribuzione. Quindi questo per quanto riguarda l'attività editoriale che mi conduce qua a parlarvi di questo libro, insomma, e poi anche
della cosa in se stessa. Ecco, un'ultima cosa che volevo dire sempre sulla Fondazione per la Critica Sociale, qui però entriamo in argomento. Questa fondazione da uno o due anni sta portando avanti una ricerca sulla sindrome identitaria, cioè sui nuovi razzismi, sulla xenofobia che si diffonde, e questo è proprio uno studio sociologico. Oggi Goffredo Fofi diceva non si fanno più ricerche sociologiche, noi tentiamo di fare una ricerca sociologica proprio con le interviste che vengono somministrate a dei campioni a Roma, però. E poi non è soltanto una serie di domande, ci sono anche dei veri e propri colloqui, in particolare con quelli che hanno costituito delle associazioni di cittadini, che molto spesso si preoccupano più che del loro quartiere in quanto tale, del decoro del loro quartiere e dell'identità del loro quartiere. Sono cose che poi molto spesso si sono espresse politicamente, elettoralmente in termini grillini, molto spesso, ma non soltanto, ed è interessante andare a vedere che cosa significa per esempio oggi per questo tipo di cittadino attivo l'identità del quartiere. E lì allora iniziamo a vedere che c'è un fenomeno che ha a che fare sicuramente con il populismo contemporaneo. Lentamente entro in argomento. Un fenomeno che ha a che fare con il populismo contemporaneo, cosa ben diversa dal populismo di cui veniva accusato ancora il povero Fofi quando faceva la sua andata al popolo verso il cosiddetto sottoproletariato, quando veniva a Napoli, un po' anche sulla scia di un Pasolini, il quale anche era stato accusato di populismo, no? Ricordiamo il famoso libro di Asorrosa, Scrittori e Popolo, in gran parte contro Pasolini, cosa ben diversa. Il populismo contemporaneo si basa molto su quella che si può individuare come scomposizione del demos, cioè il demos della democrazia, che per altri versi tende a diventare un ethnos, e qui poi si finisce proprio nel leghismo e nel salvinismo più puro. Il demos della democrazia tende a scomporsi in una serie di cittadinanze attive, che poi certe volte sono anche delle cose del tutto positive, intendiamoci, anzi forse per lo più sono cose positive, ma sono spesso anche inquinate da una stigmatizzazione dell'altro e da una ricerca identitaria legata alla tradizione, che è qualcosa che va assolutamente sottolineato come un difetto di questo tipo di cittadinanza attiva, a cui spesso invece bisogna riferirsi. E allora è una ricerca abbastanza interessante questa sulla sindrome identitaria, perché si va a vedere proprio, si cerca di andare a vedere proprio come si va scomponendo questo demos in piccole faccende, no? Insomma, piccole, che poi sono anche giustificate, come il fatto che i quartieri sono tenuti male, che c'è la gentrificazione, il fenomeno dei bed and breakfast, che non è solo un fenomeno napoletano, gli affitti brevi, il cambiamento delle abitudini a cui sono sottoposti questi cittadini di provenienza popolare, diciamo di estrazione popolare in senso lato. E allora qui direi che la proposta che veniva poi che veniva fuori poi dall'intervento, alla fine dell'intervento di Bruno Moroncini, che bisognerebbe articolare la plebe, io la leggo proprio come una risposta alla cattiva scomposizione del demos. Articolare la plebe significherebbe andare a vedere, no, in concreto poi questa che tradizionalmente è stata chiamata plebe, ma che può essere anche definito semplicemente il popolo di tutti i populismi possibili oggi, come può essere invece tirato da un'altra parte, come si può fare quella che sarebbe, diciamo così, una operazione egemonica su questo popolo e su questo popolo che si va scomponendo. In questo senso articolare la plebe potrebbe essere
una sorta di parola d'ordine, sempre a un livello intellettuale più che politico, una sorta di parola d'ordine per ripensare tutto il rapporto fra intellettuali e plebe. Ora questo rapporto a Napoli è sempre stato difficoltoso. Io ricordo una conversazione una volta con Carlo Scecchi, attore bravo e noto, il quale aveva lavorato con Edoardo, e spesso andavano insieme in auto da dove abitava Edoardo, so dove alloggiava Edoardo quando era a Napoli, verso il Teatro San Ferdinando, e lì, fendendo la folla di tutti quelli che si aggiravano nei dintorni del teatro, Edoardo, secondo il racconto di Carlo Scecchi, diceva: sti fetiente. Ed è proprio il tipico atteggiamento del piccolo borghese tradizionale napoletano nei confronti del popolo napoletano stesso. Eppure Edoardo è quello che passa per uno che ha sempre, appunto, avuto una grande attenzione per Napoli, eccetera. Però è una cosa che è proprio alla base del rapporto fra una certa piccola borghesia, una certa borghesia anche intellettuale napoletana e la cosiddetta plebe napoletana. In questo senso il libro di Mario rovescia completamente questo tipo di atteggiamento, questo è evidente, e propone invece una linea di interpretazione per cui, se non si fanno i conti con questo residuo continuo che lo sviluppo stesso induce, se non si fanno i conti con questo residuo che a questo punto è a livello mondiale, perché possiamo parlare di una specie di qui c'è la napoletanizzazione dell'Italia, in un certo senso del pianeta, possiamo parlare di una sorta di plebe planetaria che si muove, tra l'altro le migrazioni sono fatte da una sorta di plebe planetaria, se non si va a individuare quali sono appunto i moventi di tutto quello che accade a livello di questa plebe e come si può riuscire a scomporre, insomma a articolare questa plebe in un'altra direzione, non è possibile venire a capo di nulla nel mondo contemporaneo. Avremo sempre a che fare con questi fantasmi che sono quelli della paura, quelli che vengono artatamente agitati da dei demagoghi, da leader politici appunto che vogliono soltanto lucrare elettoralmente su questi fenomeni. Quindi in questo senso il libro per me è strategico, questo libro di Mario. È stata una scelta, tra l'altro lui lo sa, io l'ho molto spinto a tirare fuori un libro dai vari articoli che lui stava facendo su questo argomento, che ha pubblicato in parte anche su riviste in precedenza. E poi c'è una cosa su cui vorrei attirare adesso la vostra attenzione, perché questo è un punto di sintonia anche tra il discorso che fa Mario e il discorso che faccio io, di grande sintonia. Cioè, noi pensiamo, posso dire noi a questo punto, noi pensiamo che la visione che veniva presentata nell'importante libro, peraltro importante libro di Percy Allum, su potere e società a Napoli, nel dopoguerra, lo schema teorico di quel libro, che si avvale della tipica, classica dicotomia sociologica, tipica della teoria sociologica fra comunità da una parte e società dall'altra, questo schema, questa griglia teorica sia ormai totalmente inservibile. Allum e poi tutti quelli che in un certo senso erano influenzati da questa visione in vario modo, io stesso insomma quando ero giovane, quando ero ragazzo lo ero, tutti noi pensavamo con Allum che la industrializzazione, lo sviluppo, la crescita a Napoli di una classe operaia di fabbrica avrebbe nel giro di qualche decennio sostanzialmente liquidato la vecchia faccenda della plebe, appunto dei lazzaroni, di questa sorta di sottoproletariato che
sta lì come una sorta di peso inerte nella storia, e quindi che ci fosse da augurarsi sempre di più uno sviluppo industriale della città, perché questo avrebbe cambiato le cose. Beh, pensate all'importanza che ha avuto in un periodo l'Italsider, no? Le lotte operaie e così via. Questo avrebbe sempre più portato una città come Napoli al passaggio dal vecchio modello della comunità, che è legato sostanzialmente a rapporti di tipo personale e anche di tipo familiare o familistico, avrebbe portato sempre di più, con lo sviluppo di una società industriale, a una liquidazione sostanziale del problema della plebe, che si sarebbe, di come, per così dire, dissolto entro diciamo, all'interno di un orizzonte progressista che era quello portato poi in definitiva dalle lotte operaie, dalla classe operaia di fabbrica. Beh, noi invece abbiamo assistito a un processo inverso, a questo alludeva anche stamattina Goffredo Foffi, in quello che noi oggi chiamiamo il post-fordismo, che sarebbe un tipo di organizzazione della produzione non più basato essenzialmente sulla fabbrica e su grandi concentrazioni operaie, ma invece un tipo di organizzazione della produzione di tipo, diciamo, orizzontale, diffuso sul territorio. Ebbene, proprio certe vecchie forme di economia del vicolo, no? Pensate alle scarpe e a tutta la polemica che fecero contro Valentino, proprio Foffi e gli amici suoi, i suoi compagni all'epoca, proprio un'economia del vicolo basata su certe forme di sfruttamento, comunque di oppressione del lavoro a domicilio, è proprio quello che sempre di più vediamo dovunque nel mondo, cioè la classe operaia di fabbrica ha sempre più perso peso, non c'è più una centralità operaia e invece c'è sempre di più una sorta di centralità di queste forme di produzione, per cui quello che una volta era detto il sottoproletariato di fatto è oggi un proletariato, cioè è il nerbo di un certo tipo di produzione che è completamente cambiata rispetto al passato recente. E allora che cosa si può trarre da questa osservazione della realtà che abbiamo davanti? Si può trarre appunto l'idea che non c'è stata quel passaggio, che non c'è stato mai quel passaggio dalle forme tradizionali della comunità a qualche cosa di diverso, che era appunto secondo Percy Allum la società industrializzata e così via. C'è stato piuttosto, è accaduta piuttosto un'altra cosa, nemmeno la vecchia comunità è rimasta quella che era, questo è impossibile, non si può mai pensare che certe trasformazioni storiche lasciano immutate le tradizioni e quindi anche le vecchie comunità, no, si sono trasformate, ma si sono trasformate in un modo che non è quello che i sociologi, gli uomini politici, anche gli stessi ragazzi che noi eravamo si sarebbero attesi. E le cose si sono trasformate in un modo totalmente diverso da quello che potevamo attenderci, e le cose sono andate in direzione di quella che io chiamo piuttosto una non un semplice progresso, sviluppo e progresso sono due concetti che non sono del tutto riducibili l'uno all'altro, perché è chiaro che lo sviluppo implica essenzialmente lo sviluppo economico, produttivo, diciamo, è il benessere, la diffusione del benessere e così via. Però è anche vero che nella visione che avevamo fino a tutti gli anni 70 ancora l'idea era che a un certo grado di sviluppo potesse corrispondere anche un certo grado di progresso, cioè di abbandono di vecchi moduli tradizionali, tipo familisti, o pensate soltanto, tra l'altro su questo c'è un interessante vecchio libro di Gabriella Gribaudi, pensate al rapporto clientelare, come era forte, non so adesso in che situazione sia, ma come è stato forte
per trovare lavoro al sud, a Napoli e così via. Il rapporto clientelare è un tipico rapporto di tipo personale, basato spesso sulla comunità, nei paesi o anche in città, ma comunque all'interno di rapporti sociali sostanzialmente tradizionali, dove al centro c'è, per così dire, un magnate o comunque una sorta di patrono, come la chiama o lo chiamava Gabriella Gribaudi in questo libro del 1980, un patrono che con un rapporto personale, quello che trova il lavoro alle persone, magari a un'intera famiglia, lo scambio dei voti, queste cose qua non sono in realtà veramente cambiate, queste cose, e però sono cambiate pur non cambiando, non so come dire, cioè c'è stata sicuramente una trasformazione di questi rapporti tradizionali, ma non nella direzione che noi appunto avevamo ipotizzato all'epoca. E anche il crescere delle organizzazioni criminali, la criminalità organizzata dopo il terremoto a Napoli, è l'indice di questo, cioè di un cambiamento che avviene all'interno delle forme tradizionali comunitarie. E in fondo le organizzazioni criminali tengono il controllo sul territorio. Se non è immaginabile a Napoli, nell'interland napoletano, nessuna esplosione di rivolta del tipo di quelle che ci sono state non troppi anni fa nelle banlieue parigine e francesi, se non è ipotizzabile una rivolta di quel tipo è anche perché o se non soprattutto perché c'è un controllo delle organizzazioni criminali sul territorio, che è anche un tenere l'ordine, no? È una sorta di equivalente funzionale di qualsiasi sicurezza delegata alle forze dell'ordine statale. E allora questa trasformazione c'è stata, ma non è andata nella direzione che noi ipotizzavamo e che era anche da noi auspicata. C'è stato piuttosto il mescolarsi di forme di vita tradizionali ormai cambiate, ma presenti, persistenti, con forme di modernizzazione. Però questa cosa, che noi attribuivamo sbagliando a una arretratezza napoletana e meridionale, questa cosa in realtà riguarda ormai l'intero pianeta, perché se andate in Sud America è questo che trovate, il parallelo che si può fare fra Napoli e certe città sudamericane lo si può fare anche sulla base di questo, cioè sulla combinazione, sulla mescolanza, sul reciproco neutralizzarsi di forme di vita tradizionali e forme di vita moderne. E questo è un po' il tema anche del libro di Mario, che fa vedere queste cose da par suo, direi, attraverso l'analisi dei testi letterari e delle opere scematografiche. Però alle spalle c'è questa consapevolezza, ci sono questi due punti essenziali. Il primo è che non si può fare nulla nel senso di una trasformazione sociale in senso progressivo se non si fanno i conti con questo fondo che un tempo si riteneva oscuro, che con un termine molto in fondo vago si può chiamare plebe. Non si può fare nulla senza andare a sporcarsi le mani all'interno di questo mondo, perché non esiste più, come dicevo prima, la centralità della fabbrica, un proletariato industriale che invece è deputato a portare avanti un discorso progressista e così via. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che non c'è semplicemente, come pure appare in un altro libro che noi abbiamo pubblicato, anzi subito prima di questo, e che è il libro di Roberto Finelli, che è un notevolissimo interprete di Marx, non c'è semplicemente, come ritiene per esempio Finelli, una sorta di dominio unico del capitale,
Per cui c'è una dominazione astratta ormai sull'intero mondo, ma è astratta questa dominazione che lui vede, che Finelli vede, perché è il dominio del capitale in quanto soggetto automatico. Questa è un'espressione che compare nel primo libro del Capitale di Marx e che viene particolarmente sottolineata da Finelli nella sua interpretazione. Non c'è semplicemente questo soggetto automatico astratto, o addirittura non c'è nemmeno soltanto, io direi addirittura che non c'è proprio, questo Mario non lo ammetterebbe, io direi addirittura che non c'è proprio questo soggetto automatico astratto, perché se andiamo a vederlo nelle varie forme concrete in cui poi si articolano i rapporti di potere, questi rapporti sono sempre basati sul fatto che c'è il recupero, quindi non un semplice residuo, ma il recupero attivo di forme di vita e forme di potere di tipo tradizionale, che vengono a essere in simbiosi con le forme di vita moderne. Quindi non c'è da nessuna parte una modernizzazione unilineare e non c'è da nessuna parte quindi la possibilità di trovare, diciamo, a parte il fatto che una dominazione unica, astratta del capitale come soggetto automatico porrebbe il serio problema di capire poi quali dovrebbero essere le forze alternative. E questo è un problema che si pone all'interno di questo paradigma teorico ancora legato, diciamo, a una lettura marxiana della realtà. Ma la difficoltà che invece si può individuare in questo rapporto, che un po' semplificando chiamiamo rapporto sociale di tipo tradizionale e impastato con la questione della plebe, la cosa che possiamo dire è che ci sono continuamente delle fratture dentro questo tipo di rapporto tradizionale, perché i rapporti tradizionali e di potere non possono mai sussistere senza tener conto della storia, dei contesti in cui sono inseriti. Però al tempo stesso è molto difficile individuare qualche cosa che possa veramente rompere l'ordine. Tuttavia questo qualche cosa può esserci, perché infatti ci sono nel mondo rivolte, ci sono, adesso in Italia è da tempo che non vediamo più una rivolta, ma io vorrei fare notare che nel mondo invece c'è una quantità di rivolte. E pensiamo per esempio, adesso a parte quelle molto recenti che ci sono state da Hong Kong a Santiago in Cile e poi passando da Khartoum ad Algeri, che sono ancora in corso, ma pensiamo a quello che è accaduto sulla piazza Tahrir nel 2011. Io faccio sempre riferimento a questo, sulla piazza Tahrir al Cairo. Si può pensare che quello non abbia niente a che fare con le questioni di cui parliamo qua, e invece quello ha moltissimo a che fare con le questioni di cui parliamo qua, perché è al tempo stesso l'esempio di una rivolta che è durata per moltissime settimane, l'occupazione di una piazza, qualche cosa che ha fatto a un certo punto crollare anche un regime precedente, ma poi c'è stata anche però dopo non molto tempo la restaurazione del regime militare precedente. Quindi diciamo è mancata quella che possiamo chiamare una ricaduta politica generale di quella rivolta. Ma cos'erano all'interno di quella rivolta i moventi che hanno scatenato quella rivolta? Sicuramente il problema della democrazia, ma anche pensate al ruolo delle donne che hanno avuto lì su quella piazza, che è stato un ruolo molto importante e molto coraggioso, perché erano anche sottoposte alle violenze, eccetera. E una rottura dei rapporti tradizionali in Egitto, una rottura che poi su questa c'è stata anche a un certo punto il cappello, no, dei fratelli musulmani che avevano già un'organizzazione politica e così via. Ma questa rottura nei rapporti tradizionali nasce proprio da uno scontro con delle forme anche di modernizzazione. Quindi quando uno va a vedere come si articolano oggi i rapporti di potere in concreto, deve andare a vedere come le forme di vita tradizionali
possono entrare in rapporto, in forme di compromesso, ma anche in momenti di collisione e di rottura con le forme di vita moderne. Se non si coglie questo aspetto duplice, non si possono vedere nemmeno intravedere delle possibilità di alternativa, cioè le possibilità di alternativa ai diversi rapporti sociali dominanti nascono per me da questo scontro fra le diverse forme di vita tradizionali e moderne che sono presenti ormai sul pianeta, e Napoli è stata in un certo senso antesignana di tutto questo. Io la vedo così, quindi l'idea di andare via da Napoli e così via, questa è un'idea chiaramente di matrice illuministica, che nel bene e nel male, questa è l'idea, diciamo, che ci viene dalla Capria. Mario analizza molto bene la Capria e le sue teorizzazioni su Napoli, che sono molto interessanti e molto sottili, però è l'idea di andare via da Napoli perché ci sarebbe qualche cosa come una modernità a tutto tondo, ma non c'è da nessuna parte questa modernità a tutto tondo dove veramente uno possa trovarsi diciamo a casa in quanto illuminista. Io non rinuncio all'illuminismo, ma lo voglio estremamente problematizzare, questo è il punto. Non penso che non siano possibili mai dei progressi, penso che siano possibili dei progressi a partire da condizioni date, ma non penso che sia possibile parlare di un progresso in generale. Ecco, allora tutte queste faccende qua sono molto presenti nel libro, che tra l'altro si legge benissimo, ed è per me quindi stato qualche cosa di molto importante, un vero piacere pubblicarlo. Grazie. Grazie a Rino Genovese per questo sguardo diciamo sociologico e diciamo ispirato alla teoria, a una teoria critica rivisitata. E diamo ora la parola al nostro autore, che mette nel libro tante cose: uno sguardo estetico, una riflessione politica, una riflessione antropologica. Sentiamo cosa ci vuole dire. Ma innanzitutto io devo essere evidentemente emozionato a parlare di Napoli e del mio libro su Napoli a Napoli, perché stamattina sono tagliato volte la faccia e quindi le radici di sangue proprio sono... Anch'io quando ritorno qua a Napoli, voglio dirti una cosa, quando ritorno a Napoli sono sempre preso dall'ansia, è la stessa ansia in cui vivevo quando ero ragazzo. Comunque appunto questa emozione mi procura questi improvvisi incidenti. Allora, molte cose avete già detto stamattina e adesso Rino. Io direi che ci sono quattro temi che un po' percorrono tutto il libro, naturalmente non posso esaurirli tutti, anche perché i vari autori di cui parlo li interpretano e li risolvono, ne danno una visione di tipo diversissimo anche. C'è tra di loro una certa omogeneità, ma ci sono anche sensibili differenze. Dunque, il primo punto, generale, è questa tendenza a trasformare immagini storiche immagini mitiche, che c'è in molti scrittori napoletani e forse anche non scrittori, diciamo, c'è questa tendenza a interpretare ad esempio i fenomeni storici come dovuti a una sorta di origine naturale o irredimibile o inevitabile a seconda dei casi. Magari poi ci ritorno. Il palazzo è la bella giornata di La Capria, per esempio, no? È la grande bellezza, stiamo usando questo tema, di Napoli, che a quel punto, ed è anche però l'orrore della plebe, come diceva Bruno Mononcini stamattina. Questi due poli, l'uno estremamente positivo e l'altro estremamente negativo, entrambi diventano mito. Se volete, appunto, la Ortese è l'esempio della versione negativa del mito, mentre Pasolini è un esempio
della versione positiva del mito. Per Pasolini la plebe di Napoli divenne una specie di innocenza originaria, una spontaneità originaria, cioè proprio abbiamo il rovescio completo della visione orrorifica della Ortese. Ecco, questi sono i due poli estremi che hanno una sola cosa in comune, quello di trasformare appunto qualsiasi determinazione storica in mito, in immagine mitica. Cioè, quindi in un certo senso si tratta di fare una specie di lavoro a ritroso, cioè di trasformare queste, ritrasformare, perché le immagini mitiche significano qualcosa, significano molto, non è che io quando le chiamo immagini mitiche con questo voglio dire che non significano niente. Benjamin distingueva le immagini di sogno e le immagini dialettiche, non è che le immagini di sogno non significano niente. Le immagini di sogno sono appunto come quelle dei sogni individuali, oggetto di interpretazione, vanno, come dire, ricondotte ad immagini dialettiche, cioè vanno reinterpretate criticamente. Quindi cosa significano questi miti? Perché si producono questi miti? Dove e in che contesto si producono? Questa è la prima domanda che io faccio per ognuno di questi scrittori. Cosa ne hanno fatto delle loro immagini? Quali immagini mitiche ci propongono? Riescono a ricondurre le immagini mitiche a un sostrato, a un'immagine critica e storica, oppure rimangono completamente immersi nell'universo mitico? Questa è la prima questione. La seconda questione è quella del rapporto che è già stato più volte accennato nella tradizione marxista tra plebe e proletariato. Poi magari ci torno. Anche in questo, diciamo, quasi tutti gli scrittori di cui tratto affrontano più o meno approfonditamente il problema e con diverse varianti. È stato già detto, da questo punto di vista la mia guida, insomma, lo scrittore a cui io do una funzione quasi di centro in questo libro è Ermanno Rea. Direi che su questo punto in particolare il mio modo di vedere è quasi coincidente con il suo, molto più che con quello di altri scrittori che io stimo, apprezzo, di cui parlo molto bene, ma che su certi aspetti sento più lontani e di cui non condivido, per esempio con la Capi, alcune cose. Mentre con Ermanno Rea su questo punto, sulla descrizione che lui fa della incomprensione che il Partito Comunista a Napoli ha avuto nel dopoguerra rispetto appunto alla plebe napoletana, questa contrapposizione assolutamente distruttiva che c'è stata, che ha spaccato la città e consegnato appunto la plebe senza colpo ferire alla reazione laurina e monarchica dell'epoca, quindi ha trasformato la plebe nella manodopera di un populismo retrogrado e retrivo, e giustificando questo proprio partendo dall'immagine stereotipica e mitica, visto che sono appunto una realtà primordiale con cui noi non abbiamo niente a che fare, che si tratta semmai di educare, e anche educare con una certa, come dire, non soltanto con le parole ma anche magari con azioni energiche, si tratta di educarla, perché in realtà è proprio questo fondo limaccioso, irredimibile. Cioè, questo è il secondo aspetto. L'immagine della plebe, come risulta da questa visione, è stata già messa in rilievo, è qualcosa che potremmo definire come un essere inespressivo e muto. Cioè l'inespressività della plebe, il fatto che non c'è nella plebe accesso al logos, accesso al linguaggio, cioè la plebe viene vista, non è che sia così, come cerco di dire, ma viene vista come qualcosa che di per sé appartiene a una natura madre, grezza, muta, inespressiva. Allora, questo è il secondo tratto, diciamo, generale di interrogazione. Il terzo si rifà più a questo intervento che ha fatto Rino poco fa, e cioè è la compresenza di tempi storici diversi all'interno di Napoli, della cultura di Napoli.
cioè quello che Ernst Bloch chiamava multiversum temporale, e quindi la sovrapposizione di strati di tempo diversi che qualche volta trovano delle forme espressive unificanti, qualche volta confliggono l'una con l'altra, ma certo, se vogliamo uscire dallo stereotipo di una plebe inespressiva e muta, pura e grezza natura, dobbiamo cercare di comprendere il tipo di faglia premoderna che vive nella cultura di questa plebe. Perché è chiaro che è inespressiva e muta dal punto di vista della cultura della modernità capitalista. O, come dice la Capria, si ferma a una mezza modernità. Questo è un altro termine chiave. La Capria è stato molto acuto nell'individuare, nel definire Napoli come una città della mezza modernità, dove cioè la modernità arriva frantumata, arriva nelle sue forme più speculative, più distruttive. Però è anche vero, io su questo sono d'accordo con Rino, che in realtà la mezza modernità è una caratteristica generale dello sviluppo del capitale, quindi anche questo si potrebbe dire che oggi viviamo in una situazione di mezza modernità generalizzata. Non so se all'epoca in cui la Capria scriveva quelle cose, non so, Milano potesse apparire come una modernità realizzata e Napoli invece come una mezza modernità. Se così è, oggi direi che a livello globale questa nozione non è più, non ha più ragione di essere, ma è la mezza modernità, cioè uno sviluppo del capitale che contemporaneamente crea crisi e di crisi che contemporaneamente crea plebe, cioè crea la plebe come fatto storico, ormai abbiamo, di questo ci sono le prove quasi dovunque. Io voglio appunto adesso però verificare questi temi un po' più in concreto, credo che così parlandovi di alcuni di questi scrittori, io partirei proprio da quelli iniziali che sono stati citati, cioè da Laurtese e da Compagnone. E tra l'altro è anche un piccolo omaggio che faccio a Compagnone, che era un mio amico, per vari anni è stato un mio amico, che ha abitato anche qui vicino e che mi ha un po' trasmesso il ricordo e l'esperienza di Sud, degli anni da Napoli nel dopoguerra, eccetera. Per quanto riguarda Laurtese è stato già detto molto. Bruno Moroncini ha ricordato quale terribile immagine della plebe abbia Laurtese e sostanzialmente io faccio a un certo punto un paragone con Céline, cioè Laurtese parla della plebe napoletana quasi con lo stesso disprezzo con cui Céline parla di questi esseri amorfi e distrutti che vivono nei suoi romanzi e che descrivono l'umanità proprio disfatta del secondo dopoguerra, questi rottami storici. E la cosa è meno campata in aria, questo parallelo, di quanto non possa sembrare, perché in realtà se storicizziamo a nostra volta il romanzo della Ortese, cosa che lei da sola, lei non ha mai fatto di per sé, in realtà Il mare non bagna a Napoli è un romanzo sul dopoguerra a Napoli. Romanzo, poi insomma è un romanzo, questo genere tipicamente napoletano della docu-fiction, no? Che poi ha avuto tanti altri esempi. In realtà, se vogliamo capire, io penso che sia una grande scrittrice, se vogliamo veramente intenderla bene come grande scrittrice, dobbiamo capire che Laurtese parla del dopoguerra a Napoli, come Céline parla del dopoguerra a Sigmaringen. Ecco, voglio dire, cioè parla di un'umanità distrutta, di un trauma profondo che la città ha vissuto a causa della guerra. Io ci torno anche poi parlando di due scrittori, uno americano e uno inglese, che erano militari a Napoli nel 1944 e che hanno descritto appunto che cosa era Napoli nell'immediato dopoguerra. Quindi naturalmente anche questo discorso della Ortese va in quali i granili sono il luogo dove la gente disperata andava dopo aver perso tutto. E quindi questa cosa che nella descrizione immediata dell'Ortese può sembrare l'immagine suprema, come dire, della degradazione antropologica, addirittura guarda come vivono questi disgraziati, una cosa assurda, nessuno, cioè, in realtà quelli era gente che viveva normalissimamente. A un certo punto le sfugge detto che appunto un maestro che vive in questi granili 15 anni prima abitava nella zona del porto, in una zona ridente piena di colori, eccetera eccetera.
Ma in realtà appunto questi granili sono un inferno divenuto, non sono un inferno mitico, sono un inferno divenuto per effetto e ad opera del trauma della guerra e di ciò che Napoli è diventata durante e dopo la guerra. Cioè non solo una città coloniale, come dice Compagnone, come ripeterà Rea, ma una città in cui il colono è privato di qualsiasi dignità umana, cioè non gli si riconosce neanche la dignità di servo. Allora, questo intanto è appunto, questa immagine, ripeto, terrifica della plebe nasce anche da questo aspetto. Vi faccio un esempio per dire qual è lo stile della Ortese, come la descrive parlando della plebe. Che facevano? Dove andavano? Uscivano e rientravano nei buchi, tanti buchi, tante formiche, e intorno nella gran luce il mondo fatto da Dio, col vento, il sole, e laggiù il mare pulito, grande. Vedete dunque, nella Ortese già c'è questa contrapposizione dei due poli, e poi la ritroviamo qualche volta addirittura in maniera stucchevole, quando gli scrittori non sono particolarmente bravi, nella letteratura napoletana. Cioè, da una parte questi buchi, le formiche, gli aloni neri sul capo dei bambini, come dice in un altro punto, e poi dall'altra parte il meraviglioso mare pulito, grande, no? Appunto, la bella giornata, la grande bellezza. Ma tra l'altro, ma la Ortese poi questa bellezza della natura la interpreta come in qualche modo indirettamente la causa di quella degradazione, perché la bellezza della natura è talmente forte che rende ottusi, cioè sostanzialmente in qualche maniera, che stordisce gli intellettuali napoletani, li rende poco illuministi, li rende poco capaci. È perciò che se la prende tanto, giustamente uno dice, ma perché se la prende tanto in questi poveri cristi di Rea, Compagnone e la Capria? Perché se mi direte, se la prende perché appunto lei li accusa di farsi stupediare anzi dalla grande bellezza della città, no? Da questa bellezza della natura, appunto il mare, la meraviglia, eccetera eccetera, e non vedono invece l'orrore che striscia per i vicoli, la città non bagnata dal mare per l'appunto. Quindi c'è questa specie di grande madre mitica, questa natura splendida che è però nello stesso tempo una natura divoratrice, e che è al centro della sua descrizione. Altre frasi che vi cito: qui il pensiero non può che essere servo della natura, suo contemplatore in qualsiasi libro o nell'arte. Vedete la generalità radicale delle sue affermazioni, no? È la natura che regola la vita e organizza i dolori di queste regioni. Il disastro economico non ha altra causa, badate bene, qui non è il disastro economico che produce casomai, diciamo così, i disastri della natura. No, è la natura che produce il disastro economico, il moltiplicarsi dei re, dei viceré, la muraglia interminabile dei preti, l'infittirsi delle chiese come dei parchi di divertimento, e poi degli squalli di ospedali, delle inerti prigioni. Non ha un diverso motivo, c'è addirittura un ritmo, no? Che a me ricordava quello del Gattopardo di Tomasi. Ho detto i siciliani, avrei dovuto aggiungere la Sicilia, l'ambiente, il clima, il paesaggio. Queste sono le forze insieme, e forse più che le dominazioni estranee, gli incongrui stupri hanno formato l'animo. Questo paesaggio che ignora le vie di mezzo fra la mollezza lasciva e l'arsura dannata, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro, appunto, è impressionante addirittura la ritmica. Se mi permettete questa osservazione da critica letteraria, la ritmica della frase è identica, diciamo questa specie di iteratività, no? di questa aggettivazione, questa specie di cantilena distruttiva, no? Della frase, però nel ritmo della frase, no? Ecco, quindi questa è l'immagine della Ortese, un quadro che la Capri ha definito spagnolesco e cattolico, quindi dotato di una sua potenza. E
la colpa quindi della situazione in cui versa la città è da un lato di questa plebe che appartiene peraltro alla natura e più in generale, con trasposizione mitica successiva, della natura stessa, il terreno vulcanico, il mare, la luce, l'ossessione appunto, tutto questo sostituisce quello che invece è un dominio storico e una lotta di classe feroce. La frattura fra gli intellettuali e la plebe è irrimediabile, non c'è verso di sanarla in alcun modo. E, un'altra frase: tollerato era l'uomo in questi paesi dall'invadente natura, ma voglio dire, e salvo solo a patto di riconoscersi come la lava, le onde, parte di essa. Quindi diciamo, il plebeo napoletano non ha altra destino, qui parliamo proprio di destino in senso metafisico, in senso forte, che riconoscersi come un pezzo di lava, ecco, come lava solidificata o come onda. Non è essere umano parlante, appunto, è inespressivo e muto, perché la lava, tanto più quando è pietrificata, è da portici a Cuma, questa terra era sparsa di vulcani, questa città è circondata di vulcani, le isole se stesse antichi vulcani. E anche qui ricordate Tomasi di Lampedusa, per la ritmica, devo dire, l'ortese che ne prima di Tomasi di Lampedusa, quindi credo che l'abbia letta attentamente questa cosa. E questa limpida e dolce bellezza di colline di cielo, solo in apparenza era idillica e soave, tutto qui sapeva di morte, questo è appunto spiccicato anche questo, tutto era profondamente corrotto e morto, è il principe di Salina e tutta questa cosa. Allora, questa cosa, io tra l'altro, è stata in qualche misura presa in giro dalla Capria, questa cosa, per questo la Ortese si è anche... arrabbiato, nel mare, no, per questa cosa della Capria è successiva. La Capria, come sapete, è sceneggiatore di Mani sulla città di Rosi e ha preso in giro questo tipo di descrizione mitica del disastro della natura sulla città. Nella sceneggiatura ne ha presa in giro, c'è un assessore del comune di Napoli che cerca di giustificare il crollo di un palazzo del costruttore Nottola, come forse vi ricordate che si chiama il personaggio del film, il quale cerca di dire: no, ma vabbè, sì, io quel palazzo era mio, ma non è colpa mia, perché il materiale, in realtà era materiale marcio e quindi cade giù perché sarà risparmiato sul cemento. Ma come viene giustificato da questo assessore, che è stipendiato ovviamente da Nottola? L'assessore dice, questa è appunto la sceneggiatura di Napoli, sono due città, una è esterna alla luce del sole, l'altra sotterranea. Insomma, il suolo su cui si costruisce è come la forma di una gruviera piena di buchi. Voi non avete idea, voi non sapete che cosa nel sottosuolo esiste. Vedete che anche la ritmica è proprio ripresa ironicamente, no? Che cosa nel sottosuolo esiste? Camminamenti, caverne, voragini. Questo esce nello stesso anno del Gattopardo di Visconti, Anche le mappe sono inutili, perché i terremoti, le alluvioni, le infiltrazioni continue non fanno che modificare, talora sconvolgere il sottosuolo. Quando poi un crollo avviene, per queste disgraziate cause naturali, perché volerlo attribuire alle umane responsabilità? Ecco, questo è uno dei passi, secondo me, potrei metterlo in esergo al mio libro, diciamo così. Questo, dicevo, è un esempio per la trasformazione del disastro dovuto all'atto umano, cioè a un dominio storico, e magari di pessimo livello, e invece lo spostamento mitico sulla natura, nei suoi due aspetti, appunto, di orrore e di bellezza, troppo grande bellezza, diciamo così. Questo per quanto riguarda la Ortese. In Compagnone troviamo effettivamente una visione che inizialmente nel poemetto è molto simile. Questo è un poemetto straordinario, come diceva già Bruno, e che andrebbe rivalutato e riletto. Il poemetto parte appunto con questa divisione netta e radicale fra lui intellettuale e la plebe che lo circonda. Una plebe triste e furiosa abita la strada, un tempo solo e due razze, io e loro inconciliabili. Questo è l'attacco
e pone il problema, diciamo così. Quindi il Prometeo tra l'altro è ambientato negli ultimi anni del fascismo, è retrodatato, perché è scritto mi pare negli anni 60-70, ma è retrodatato al 38-37 quando lui. Quindi e come la descrive questa plebe? Come qualcosa che è estraneo al tempo storico e al linguaggio. La vita è un moto perpetuo di membra e urla e voci che mai riesce a fermarsi. Vedete proprio lo sgomento dell'intellettuale illuminato napoletano che non riesce a, come dire, è sopraffatto da questo tipo di flusso, diciamo così. Una legge governa questa plebe che non comprendo. E una plebe che vive, dice, della furia del coltello, di una feroce avarizia, di una torva religione. Abbiamo questa descrizione che è completamente paragonabile a quella della Ortese. Bruno ha già citato il passo che riguarda Bachofen, quindi non lo recito io, come se questa plebe appartenesse a un mondo premoderno, alla faglia più arcaica della mitologia. Il mondo eterico per Bachofen è lo stadio più primitivo della civiltà, di cui parla anche Benjamin in un saggio su Kafka. Prima ancora del matriarcato c'è lo stadio eterico, che è quello proprio di una indistinzione dell'uomo e della natura, in cui appunto l'io non si è ancora formato, la coscienza neanche. Il compagnone dice che lui si sembra, questo è un altro tema molto importante che verrà poi ripreso anche da Rea, sente di vivere in una colonia, sotto un cielo coloniale. E guardate che questa è un'affermazione, io ci ritorno varie volte nel corso del libro, meno banale di quanto può sembrare. Cioè io prendo la vorrei invitarvi insomma, a prendere il termine coloniale nel senso in cui lo intende Fanon. Cioè il colono rispetto a, che vive sotto un cielo coloniale rispetto al colonizzatore è qualcuno che non solo è sottomesso economicamente e costretto a una funzione servile, ma che è espropriato della propria identità e che è costretto a imitare l'identità del colonizzatore che si presenta a lui come diciamo l'unica forma matura di formazione della coscienza, di formazione dell'io. Se non ci riesce è fuori del linguaggio ed è fuori della civiltà. Se ci riesce, ci riesce, ma sottomettendosi a questo potere che viene dall'esterno e che gli è superiore. Se poi appunto non ci riescono, allora facilmente diventano criminali. Cioè, le alternative sono queste: o io mi uniformo al modello dominante del colonizzatore e in qualche maniera vengo accettato come servo, il nero che fa l'assessore del Salvini in Veneto viene accettato un po' in maniera analoga a questa, cioè accetto il modello identitario forte che mi viene proposto, mi piego e faccio il servo. Se però poi non mi piego e non voglio fare il servo, ma allo stesso tempo non ho più nessuna identità mia, sono abbandonato completamente a me stesso, è molto facile che cada in una situazione di criminalità, perché non ho più nessun criterio di riferimento simbolico. Compagnone continua questo poemetto e a differenza della Ortese, a me perciò piace anche tanto, non c'è soltanto questa negatività iniziale fino alla fine, ma c'è il tentativo di una comprensione di questo strato arcaico magico della plebe. È qui che poi si innesta il discorso su De Martino da un punto di vista più teorico. Nel senso che, dice Compagnone, che in questa... dunque, innanzitutto c'è una disgregazione della lingua, proprio del dialetto, no? Ma questi frammenti che sono rimasti di cultura dialettale sono autentici segni, forse, di una impenetrabile semantica, di una storia notturna senza tempo. E con questo verso Compagnoni introduce questo elemento di un'altra storia possibile, cioè, come diceva Rino, diciamo, c'è una cultura
possiamo definirla in vari modi, un comunitarismo arcaico e distrutto, una cultura magica, un mondo magico contadino. Comunque diciamo, prima che questa gente diventasse plebe inespressiva e muta, non è che viveva priva di ogni ordine simbolico, solo che era un ordine simbolico diverso da quello capitalistico moderno. Era un ordine simbolico fondato su altri principi, che sarebbe lunghissimo, leggetevi i libri di De Martino, il lamento funebre, pianto rituale, la terra del rimorso, qualsiasi libro di De Martino vi fa vedere che prima del mondo capitalistico, del mondo moderno capitalistico, il mondo magico contadino del sud, poi il giudizio di De Martino non è che sia incondizionatamente favorevole o nostalgico rispetto a questa cultura, per niente, ma è sicuramente falso dire che non esisteva nessuna cultura e che quindi questa gente appartiene a un mondo inespressivo e muto. No, aveva una sua espressività e un suo mondo simbolico, che però è distrutto perché è incompatibile con lo sviluppo del capitale. Quindi, per esempio, va bene, poi ci sono tante altre cose che io salto. Questa immagine mitica appunto del destino, no? E qui Compagnone si distacca molto dalla Ortese perché critica proprio questo atteggiamento di attribuire tutto a un destino sotterraneo. Vi ricordate l'immagine prima dei vulcani, del mondo sotterraneo? Ecco, lui invece a un certo punto dice ci dicono che non so che non che quello che determina la miseria e l'oscurità è un'antica città sotterranea, con grotte, cunicoli, meandri che non finiscono mai, una città profonda, tenebrosa ma vera, sotto quella apparente immaginaria irreale. Vi sono invisibili mani laggiù, si riunirebbero uguali scadenze intorno a quei gelidi fuochi per impagliare quietamente il nostro destino. E poi esplode, è una vile leggenda. I mani che ci governano stanno con noi, tra noi, ben visibili e identificabili nelle loro menzogne. Ecco, io diciamo, se proprio un senso vorrei dare a questo mio libro è questo, cioè Luigi se mi sente, voglio dire, è questo rovesciamento di prospettiva. Questo è veramente il senso, quindi mi serviva. E voglio concludere ricordando però proprio per sommi capi alcuni punti di riferimento, non ho il tempo di approfondirli, anche perché in parte sono risposte a cose che sono state dette negli interventi precedenti. Questa antitesi fra classe proletaria e plebe è un portato di una brutta tradizione marxista, è stato già detto. In realtà questo non è un fenomeno solo napoletano, c'è un bel libro che si chiama L'Expérience plébéienne di un canadese allievo di Miguel Avensur che me l'ha fatto conoscere, che descrive appunto come in realtà la plebe si produce e si riproduce all'interno dello sviluppo del capitale, quindi non è qualcosa che c'era prima, poi arriva lo sviluppo del capitale e allora è un residuo rispetto allo sviluppo del capitale, ma a ogni crisi economica invece, questo lui parla di Londra, di Parigi, parla anche di Napoli, parla di Napoli, di Masaniello, eccetera. Però ben presente soprattutto poi la rivoluzione industriale inglese, e la rivoluzione industriale inglese produce la plebe, perché questi che vengono a comporre la plebe londinese dei primi decenni dell'Ottocento, che ha ovviamente molto diversa, ma poi ha caratteri di inespressività, di mutismo e di miseria molto paragonabili a quelli che era la plebe napoletana anche in epoca successiva. Questa comparsa non è un residuo di un'epoca precedente, ma un effetto della produzione, dell'abolizione dei commons, dell'espropriazione delle terre,
dell'afflusso enorme di contadini nella grande città metropolitana per lavorare nelle prime manifatture, dello stato di schiavismo che Marx descrive nel primo libro del Capitale, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, l'experience plebeienne è un'esperienza che si riproduce continuamente, e anche chi fa parte del proletariato, dice, può ricadere nello stato della plebe, cioè ci si può elevare dalla plebe a... Uno può andare a lavorare in fabbrica, ma se poi c'è una crisi economica e la fabbrica chiude, l'operaio licenziato può regredire tranquillamente a livello della plebe, perdere quell'espressività, quel logos che aveva conquistato, quella soggettività di classe che aveva conquistato. Quando chiude appunto Little Caesar, che per carità, Little Caesar per tanti versi era anche un fenomeno inquietante per via dell'inquinamento, eccetera, però quella classe operaia forte che c'era in quel perimetro, che era una soggettività forte, diventa in parte almeno, questo appunto lo descrive molto bene proprio ancora Rea nella dismissione, diventa plebe di nuovo, perché regredisce dalla condizione in cui si trovava. Quindi l'inespressività muta, cioè non è quella mitica, è in realtà da localizzare in un preciso contesto storico. C'è una disgregazione delle culture comunitarie precedenti allo sviluppo della modernità. Ora, io ripeto, nessuno qui ha la nostalgia senza riserve per strutture comunitarie pre-moderne, le quali avevano altre forme di oppressione e di potere, però è proprio indispensabile e necessario, e questo riprendo la domanda anche di Rino, che l'unica forma di sviluppo immaginabile e pensabile sia quella del capitale, e che l'unica forma di sviluppo sia semplicemente la cancellazione radicale e totale delle culture precedenti. Proprio non ci possono dire nulla che possa essere integrabile queste altre culture simboliche che pure hanno contribuito molto. E vorrei, per esempio, c'è una diciamo, una visione appunto che Cremartino ha, non è che lui abbia studiato in particolare la cultura popolare di Napoli, tranne che sulla iettatura che gli interessava particolarmente, lì ha fatto un saggio molto interessante, però diciamo alcune cose che lui dice sulla cultura meridionale in generale possono essere riportate a Napoli. E per lui, insomma, la cultura meridionale è un fenomeno di ibridazione, questa è anche una cosa che abbiamo in comune, credo, con Rino, questo termine di ibridazione. E per intendere veramente che cosa è la plebe napoletana occorre comprendere questa ibridazione, cioè il fatto che ci sono spazi e tempi diversi, un po' come nell'immagine di Freud, Freud lo fa su Roma. C'è questa cosa bellissima che è nel disagio della civiltà, facciamo l'ipotesi fantastica che Roma non sia un abitato umano ma un'entità psichica, dal passato similmente lungo e ricco, in cui dunque niente di quel che una volta è esistito è andato perduto, in cui accanto all'ultima fase di sviluppo continuino ad esistere anche quelle anteriori. Sullo stesso terreno sorgerebbe anche la chiesa di Santa Maria sopra Minerva e l'antico tempio sul quale è stata costruita. E allora basterebbe forse che l'osservatore cambiasse la direzione del suo sguardo o il suo punto di vista per evocare l'una o l'altra veduta. Questa è una straordinaria visione storica, antropologica e psicologica. Ma va integrata con un'altra frase dello stesso testo: ciò che adesso occupa questi luoghi sono rovine, ma non di quegli stessi edifici, bensì dei loro rifacimenti in epoche posteriori, dopo incendi e distruzioni. Cioè queste culture anteriori, queste faglie di tempo precedenti, ci si presentano nella forma più disgregata, non ci si presentano come, diciamo, nella loro pienezza simbolica, nel loro significato originario, nella loro ricchezza di colore, ci si presentano come rovine. Quindi noi la difficoltà di entrare in rapporto anche con questi universi è che, come tutti gli universi dei colonizzati,
ci si presentano nella forma di rovine operate, diciamo così, storicamente. Questo è un po'. Grazie per questa presentazione molto interessante, anche molto, molto convincente. Vediamo se c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa, chiedere, fare commenti, chiedere chiarimenti. Volevo dire una cosa. In questo periodo sono studiati i giornali napoletani tra le due guerre. E su questo tema specifico voglio dire una cosa del 1935, cioè quando il regime fascista fa il grande progetto che prevede l'abbattimento del regime operaio, cioè adesso sta la forza centrale. Un giornalista scrive una cosa perfetta, non c'è questo nostro tempo, perché semplifica come fanno i giornalisti bravi la questione e lo porta su un piano di propaganda politica di potere, elogiando appunto il piccone risanatore che elimina il vecchio Putin, sporco, plebeo, che era presentato a Giacomelli, l'Unione Santa Giovanni, a San Giuseppe. E dice, fa un paragone letterario e con teatro. Lui dice, ricollegandosi al primo grande intervento urbano a Napoli, che dopo l'884, dopo il come la letteratura di Mastriano è stata spazzata via dal risanamento e quindi Mastriano con tutte le sue premie, tutti i suoi racconti è sparita dalla storia della letteratura, così alla pari il teatro di Viviani sparirà perché il progresso lo cancellerà, ma volendo andare nei coppi mattini non ci sarà più l'adescamento della polizia, non ci sarà più questa cosa, perché il nuovo, la legge, che è il concetto base, voi non l'avete detto, ma questo è il concetto base, plebe, sporca, qualità, igiene, si fa il trasferimento perché l'area, appunto, difatti che diceva lei che sono interessante, l'area del Golfo, questa Napoli così bella, la grande bellezza, entrerà finalmente nella Napoli di pietra, nella Napoli che non è bagnata dal mare, quindi è un progetto straordinario, anche come narrazione, c'è una forza enorme. È vero, questo io ho trovato in questa frase, giornalista, propagandista, tra l'altro in quel periodo stati giornalisti mandati di regime, di disegnatori che non mi dico, questi giorni spariscono a confronto. Quindi me lo sono segnalato per dirvi questo. Secondo fatto che quella di Treccio pomeriggio, ma la vita stamattina con te, la questione Valentina. Io non ho capito bene, ma lui pensa, Valentino è quello di Milano, lo stilista. No, Mario Valentino è di Napoli, appartiene a una grande tradizione dei guantai dei nostri edifici, che
che iniziano la cosa, iniziano a fare senza sella, e quindi con tutte le manifatture adeguate a questa classe sociale che forma la rete, però forma anche questo strato. Quindi, ben faceva, questa è l'ultima fase, io lo dico chi ci sta, no? Questa di Rolanti, la Maranza, le Mani, però questa è l'ultima fase della Valentina. La Valentina è una fabbrica. E stanno di vista le fontanelle, cioè poi per quelli tutta la sanità, che allora era tutta una fabbrica. Di una sanità, era tutta una fabbrica, tipografia, sacrificio, legnani, marmo, era tutto, tutte le arti applicate. La grande bellezza poi, qual è? È questo che sta capendo. E chi l'ha fatta questa grande bellezza? L'hanno fatto gli artigiani, l'hanno fatto l'Unione. E San Diceo stamattina, pensieri del sud, pensieri degli intellettuali, dei grandi disegnatori, degli uomini di uso, finanziari. E coloro i quali questa pensiero non riuscire a mettere in pratica, la sacca di quindi Mario Valentino è espressione di quella capacità. Io conterei molto su questa direzione, perché non so cosa del problema. Non finisce mai, non è tempo, starà sempre in questo piano. Problemi da una parte, interverbale da no, quali sono tutta la fase intermedia. Mario Valentino fa un colpo straordinario nel 53, cioè lui si inventa un nuovo modello di scarpe femminile che sta a usare il modello di Milano. Lui si inventa nella rinascita dell'Italia degli anni 50, che è guidata da questo punto di vista della Tattica da Firenze, no? Che là ci sono loro Pucci, per esempio, è un elemento tipico di questo passaggio dell'artigianato italiano, della grande tradizione, della grande presenza italiana sul mercato americano. Beh, la vita da Napoli riesce a entrare in questa cosa e fa questa scarpa con i conati. Scarpa che ha un tacco, scusate, forse dal poco fuori di Napoli, scarpa di 12 centimetri, con tutta la ferrante sulle scarpe. Esattamente. Naturalmente fa pensare che la Ferrante si sia ispirata assolutamente a, sì, a questa vicenda, insomma. E altro Cesse Valoroso. Cesse Valoroso. Poi del resto, voi pensate, no? Gli americani stanno andando. Questo lo dice bene. Tutti questi grandi prodotti, le novità delle produzioni americane sul piano dei consumi. Da dove si? Da Napoli, prima che all'altura. E quindi i napoletani vedono queste novità anche formali, cioè vedono come la tradizione tedesca, europea del prodotto, che era stata qui elaborata, era stata passata in America, era diventata styling, cioè rafforzamento delle forze di questo consumo, anche dal punto di vista visivo, e arrivavano a Napoli perché ci stava Napoli, ci stava gli americani, che poi distribuisce questi beni. Io penso che questi sono elementi decisivi, perché se no si ripete ancora una volta la visione della Ortese, la quale così, poi Domenico Retta, poi, ma non se ne esce, se non entra innanzitutto degli elementi degli azzurri, e io ho fatto uno dei tanti elementi, che è Mario Valentino, come produttore. Due, i giornali, i giornalisti, perché da là nasce tutto. Pensate, c'è il fenomeno dell'uomo qualunque, cioè la parola qualunque, nasce da un giornalista, a parte lo Giannini, lo riprende tutto quello, ma ci sta,
Grassi Luca, suo padre Ernesto Grassi, il quale nel 1937, dato che era giornalistico, mediografo, della stessa persona c'è stata più specificità. E lui fa 24 ore, che è un grande successo al teatro, quello fa bene, 24 ore di un uomo qualunque, dove racconta il paio d'ore, le 24 ore di un uomo qualunque. Ebbene, questi qui sono gli elementi forti di un tipo di approccio che potrebbero dare il risultato. Grazie. Volevo fare una domanda, io non c'ero stamattina, ricordavo che si era parlato stamattina. Quando lei ha fatto riferimento a tutti gli autori che hanno trattato i temi del dopoguerra, le condizioni di vita, di struttura, eccetera, no? C'era un futuro napoletano, Luigi Incornato, è una delle lacune di questo libro, ma non ho fatto a te. Ma Scala San Potito è una lacuna, cioè nel senso, in effetti è un romanzo, anche quello per modo di dire romanzo, insomma un romanzo splendido. Ne parla molto Ermanno Rea, che era legatissimo a Incoronato. Lì è il trauma del dopoguerra ancora presentissimo. Io credo che appunto per capire questi scrittori non bisogna mai, anche Rea dopo tutto, cioè non bisogna mai dimenticare il tipo di traumatismi storici che hanno vissuto, perché anche la formazione di queste immagini mitiche qualche volta è compensativa rispetto a questi traumi che hanno vissuto. E non lo so, per esempio tutto il gruppo di Sud viene fuori dall'esperienza della guerra e dalla speranza di portare una trasformazione profonda nella città. Dopo uno o due anni si scontrano con lo stalinismo del Partito Comunista Napoletano, che li fa fuori uno dopo l'altro, fino appunto anche al gruppo Piegari da cui nasce poi in parte questo. Ma insomma, comunque questa speranza va rapidamente delusa, anche qui non perché la natura matrigna è troppo bella oppure troppo cattiva oppure perché ci sono i vulcani oppure perché, ma perché c'è un partito comunista che li fa fuori, perché sostenevano delle tesi eretiche rispetto a quelle dominanti di quel periodo. Questo da un primo punto di vista. Rea poi sostiene addirittura che la città è stata svenduta agli americani per farne un porto della NATO, sacrificando tutto lo sviluppo commerciale marittimo della città, tanto più che Lauro e i suoi interessi maggiori di armatore, nonostante che poi se ne sia servito a Napoli, ma li aveva a Genova, cioè i capitali maggiori erano in Liguria, non erano a Napoli. Quindi insomma c'è stata un'espropriazione, ecco l'aspetto della colonizzazione. Rea lo dice in senso proprio, come anche Compagnone immagino, ma lui proprio in senso proprio, cioè la città è stata colonizzata con tutti quei problemi
di rapporto fra coloni e colonizzatori di cui parlavamo prima, e che si vedono nei film del dopoguerra, si vedono nei film di De Sica, si vedono nei film di Rossellini, si vedono in tante cose, in questi romanzi appunto. E non si capisce la letteratura degli anni 50 a Napoli se non si comprende fino in fondo che cosa è stata la distruzione non solo materiale ma morale della guerra. Cosa era? Sono cose rimosse. Questo una persona che adesso non c'è più, si chiama De Caro, ha scritto un libro sul cinema neorealista, in cui dice che ci sono un sacco di rimozioni. Per esempio, nessuno si ricorda più, non si può più dire in che condizioni erano le città italiane dopo i bombardamenti alleati dell'ultima guerra. Napoli era una città devastata, non dico a livello di Dresda, perché lì proprio l'hanno rasa al suolo, ma c'erano delle zone della città letteralmente dove non c'era più pietra su pietra. Ci sono queste descrizioni di Bird Jones, che è uno di quegli scrittori che vi dicevo prima, anglosassoni, che stavano a Napoli, dove appunto si vedono, come in Germania Anno Zero di Rossellini, si vedono, descrive questi palazzi sventrati dall'interno, da cui si vede il cielo, proprio l'immagine di Rossellini. Solo che Rossellini, dice De Caro, siccome un po', come dire, un po' opportunista lo era, invece di ambientare questa scena, che lui ha visto sicuramente o a Roma o a Napoli, invece di ambientarla in Italia, ha pensato bene di farcela vedere a Berlino. Ma non è che la condizione delle città italiane fosse migliore. Se posso permettermi un ricordo personale, mio padre torna a Napoli dopo l'8 settembre, dopo due mesi di traversata a piedi dell'Italia, arriva a casa e dice, non la riconosce per il semplice fatto che non c'era più, cioè non c'erano più neanche le macerie, cioè nel senso che le macerie erano state già rimosse. Quindi voglio dire, questa è la condizione della città subito dopo la guerra, e questo non va mai dimenticato, secondo me. Quanto all'artigianato di cui lei parlava, è verissimo, di questo parlano anche molti di questi scrittori. So, da Ferrante ne parla tanto, non solo dell'artigianato della scarpa, ma anche di quello del cucito. Cioè, questa immagine dell'amore molesto, no? È forte l'immagine del vestito, del tessere, della cucitrice, eccetera, eccetera. Quindi c'è questo artigiano, il Rione Sanità, lo descrive anche Rea come un luogo dove praticamente c'era una bottega di artigianato a ogni 10 metri. Il problema è che questo, però, stiamo già parlando di un'epoca. Non so, ricordate l'episodio di Gomorra, quello del Sarto, parlo di Gomorra film, quello di Garrone. Sì. No, ma questo è fatto. Ha detto anche, cioè, il proletario che può diventare, non è, sì, diventato immediatamente. Ma io le do. Questo è successo a Napoli. Appunto. Sì. Dopo il 72. Qua andiamo a scendere. Le scadenze di Napoli, i passaggi sono tutti su guai, sono tutte la guerra, quel colera, o la peste, poi non so chi sarà. Altre volte, perché la vaga è andata, lontana, ha cambiato tutto. I disoccupati organizzati, come nasce? I disoccupati organizzati è un'operari, molti hanno della mano la mattina, e io non lo facevo in politica, sapevo. Mica. Poi dopo diventano altre cose, perché ci sono dentro i partiti, ci sono dentro tutti, il potere sociale, i comunisti, eccetera. Però all'inizio loro sono operai che hanno perso il posto a seguito del colera. E da fare, questo sono questo. Quindi ricadono nella condizione di pregare il colera disponibile. Così come è successo dopo per quella cosa d'andata di Tassino. Certo, io ho insegnato prima tra i casi, dove si concentra tutti i paninati, compresi i granini. No, c'è una parte di un traiano, non è ovvio, è una città, tanto che non è partito da terra. No? Una parte di questi qua c'è un granini, è quello della marinetta, c'è lungo là, c'è tutto il baracca dell'acqua, sai non c'è. E vengono là. Questi qua sono fatti.
quindi vedete la città come entità fisica riprende tutte queste importanti e io già vedo i figli di questa dell'età sicura che con quello stipendio fisso erano abituati a volte a rispettare il maestro, il professore, la scuola come obiettivo, tutto questo lo si è interrotto. Oggi non ci potete andare in parte del mio paese, perché se è male, è voi, e voi entrate la droga, nel 75-76, e allora quando si parla di plebi intellettuali, io penso che se non c'è un ancoraggio forte di questo genere, si cade nelle... No, forse stai finendo un ragionamento. No, stavo semplicemente ricordando, in ultima analisi stavo dicendo la stessa cosa attraverso un'immagine cinematografica, cioè l'immagine del sarto di Gomorra, no? Il quale non riesce a fare il sarto, perché sostanzialmente gli viene impedito, cioè quello che fa il vestito per Angelina Jolie, mi pare, no? E però lui deve rimanere nell'oscurità. Ecco, questo è una metafora, naturalmente, l'immagine di questo film, cioè descrive proprio il crollo di questa attività artigianate e il ricadere di quest'uomo nella condizione della plebe, del plebeo dominato. Questo, quindi in sostanza è quello che diceva lei, cioè non è che volessi dire una cosa molto diversa. Sì, è così. Quanto all'ultima parte del discorso che ci porta sulla tematica del che fare, visto che tutti l'hanno affrontata, non voglio proprio, è molto difficile. Bruno Mauricini stamattina parlava della necessità di un'articolazione simbolica, e l'articolazione simbolica si supporrebbe dovrebbe essere data da un soggetto politico. Ora, a parte appunto che quelli che ci sono stati in passato si sono dimostrati molto inferiori al compito che avevamo davanti, a cominciare dal Partito Comunista negli anni 50. E tuttavia, e poi ci sono stati vari tentativi di anche generosi sotto certi aspetti all'inizio, di ricostruire un'articolazione simbolica in cui la plebe, anche la plebe napoletana, potesse respirare, diciamo, in una forma linguistica, in una forma riconosciuta. Purtroppo questi tentativi sono falliti. Noi oggi ci troviamo di fronte alla mancanza radicale di un soggetto politico che sia in grado di immaginare un'articolazione di questo tipo. Però, ripeto, c'è stato anche un difetto culturale, cioè nel senso che la tradizione del Partito Comunista di per sé non prevedeva la comprensione delle caratteristiche specifiche della plebe e della sua stratificazione complessa. È difficile fare un progetto politico se non comprendi a chi ti stai rivolgendo, se non includi le persone a cui stai pensando all'interno di questo progetto per quelle che sono, non per quello che tu vorresti che fossero. E quindi, insomma, ecco, È molto problematica la risposta al che fare, in sostanza, in questo momento. Ma questo non solo per Napoli, mi viene da dire. Prego. Allora, ci sono due cose che volevo dire. Aspetta un attimo, salutare il mio amico che è arrivato. Allora, la prima che è questa. Io sono perfettamente d'accordo con te sulla lettura della tesi di anche la Federcato, perché io penso per esempio che la bella giornata, per quante precauzioni lui prenda, poi alla fine è di nuovo la costruzione di un'immagine mitica perduta, la quale appunto l'armonia perduta incomincia un'altra storia. Però c'è un problema che noi dobbiamo cercare di affrontare. E cioè che resta un dato di fatto che la Maltese e la Capria sono infinitamente superiori a Emanuele.
Cioè, che non è una questione estetica, è secondo me invece sì. Cioè, che non è nemmeno una questione letteraria nel senso formale con cui normalmente si scrive bene, perché non è il problema. Il problema è proprio la capacità di andare, come dire, fino in fondo e anche oltre. Allora, Rea probabilmente ha un problema diverso, che è quello di una maggiore comunicabilità. Io vedo che un artista se ne frega la comunicabilità, nel senso banale, e che va fino in fondo a quello che qualunque sia il fantasma che lo guida. Per cui, per quanto resti vero quello che tu dici, e io lo condivido perfettamente, la radicalità della Ortese nel mare non bagna Napoli è esattamente quello che però ti permette di fare anche il discorso più effetto. Io l'ho paganata a Selina. Come dire, molto più coerente e moderato e che legge correttamente gli aspetti sociali delle loro origini, poi alla fine risulta probabilmente meno interessante, è uno spunto che non funziona per riuscire a porre le cose. Ma a caso tu parti da Ortese, Compagnone e La Capria. Certo. Arriva dopo, Rea, e Rea lo metti in nota. Io ho notato bene come sono strutturato. Cioè, l'analisi è fatta su Ortese, perché è lì che la devi fare. Poi dici, sì, però se volete capire che cosa succedeva, leggetevi la dismissione, un mistero napoletano, così avete la ricostruzione di quello di cui, diciamo, diciamo a partire da cui voi avete i testi dell'Ortese, della Capria o di Compagnone, perché vuol dire che sono loro quelli su cui tu fai le operazioni. E questo posso accettare è questa importante cosa. Mettere questo, perché altrimenti, cioè, perché poi lo sappiamo. I grandi autori, quelli che poi alla fine utilizziamo per capire anche il mondo, sono i più relazionali che ci fossero. Il caso di Balzac, che come dire, è canonico dal punto di vista anche di Marx. Questa è la seconda cosa che volevo mettere un attimo in discussione, è la questione della colonizzazione. Perché io su questo punto, anche là fermo restando che è tutto vero quello che tu dici, l'identificazione del colonizzato con il colonizzatore, per cui il modello diventa quello. Però la fuoriuscita da questa situazione, secondo me, è quello che io attribuisco insomma a un modello che ho offerto da Jacques Derrida nel colonialismo dell'altro, che è uno che si trova ad essere un francese nato in Algeria, che di conseguenza è superiore agli arabi, infatti non deve avere rapporti con gli arabi, ma ovviamente è considerato una schifezza dai cittadini francesi della madrepatria, per cui lui sta in una posizione intermedia. Allora, la fuoriuscita da una condizione di colonizzatore che non riguarda soltanto gli arabi, rispetto a cui lui è un colonizzatore, ma lui è un colonizzato rispetto ai suoi confratelli di Parigi, è quello di contaminare le culture. Cioè, in questo senso c'è abbastanza ragione Rino, che il problema è fare confliggere i tempi diversi, perché altrimenti il modello per cui il colonizzato non può che rifiutare in blocco la cultura del colonizzatore, alla fine non funziona. La decolonizzazione post-bellica è avvenuta da gente che si era formata all'università parigina. Franz Fanon. Il che poi non vuol dire che non ha avuto i suoi problemi, che per esempio sono dovuti appunto fare di riferimento con la storia recente dell'Egitto, perché è vero che c'è stata la rivolta della piazza, ma la rivolta della piazza è stata vita dal governo dei fratelli musulmani, dopodiché questo ha prodotto per reazione il ritorno alla peggiore dittatura, però laica, perché i paradossi sono questi, che la dittatura militare è il massimo esempio di laicismo all'interno di quel mondo. Che se tu lasci libertà democratica di voto, vincono i fratelli musulmani e le donne tornano col velo. C'è una questione complicata assai da questo punto di vista. Terza e ultima cosa, perché questo lo leggo anche a un problema che tu hai sfiorato, perché mi ha sempre colpito. È evidente che quando arrivano gli americani, Napoli diventa il principato del mercato nero. Cioè questa improvvisa ricchezza elargita così produce quello che Edoardo ha descritto tranquillamente nel Napoli milionario. Però non è che la colpa di Napoli del mercato nero e degli americani. La colpa dei bombardamenti che distruggono le città italiane è del fascismo.
cioè non si può fare questa operazione, no, perché questa è una cosa che veramente è diffusa. Io mi ricordo che quando facemmo un convegno in cui c'era anche su Pasolini a Napoli, quando c'era Mario Marconi che dirigeva, sì, venne fuori anche questa tesi, che poi alla fine se Napoli era la colpa era degli americani, con tutto quello che si vuole dire male degli americani, in guerra c'è entrato il fascismo, e cioè, se Napoli poi è stata bombardata e distrutta, dipende dalla parte che il fascismo aveva fatto la guerra, e non è che lo potete attribuire agli americani, che poi gli americani abbiano contribuito a, come dire, demoralizzare, nel senso di spingere a comportamenti delinquenziali, buona parte dei napoletani, come Tovaldo descrive, i Napoli milanari, siamo d'accordo, però è un'altra storia, e non possiamo attribuire. Anche questa storia di Dresda, a me non mi ha mai convinto. Questa storia? Dresda, che però fu una cosa dei britannici. O erano cattivisti alleati che hanno la solo Dresda. Ha capito, ma è come con la bomba di Hiroshima, ma come li fai di sconfiggi i giapponesi? No, beh, sono due cose diverse, scusa. No, aspetta, no, sono due cose profondamente diverse. Non è la stessa cosa. Però bisogna pure contrapporsi a una strana idea, alla fine bisognava essere buoni, ma se eri buoni vinceva Hitler, francamente io preferisco essere la distrutta, certo, a un potere di Hitler, certo, però, scusatemi. Questo, io, questo anch'io. No, no, siamo d'accordo, però adesso Hiroshima è un caso diverso, se mi permetti. In ogni modo, ti rispondo brevissimamente, io in larga misura sono d'accordo con te, anzi così chiarisco meglio. Per quanto riguarda la faccenda del colonizzatore, io sono appunto, penso anch'io che la soluzione migliore sia un'ibridazione, tanto che addirittura penso che avesse ragione Camus rispetto a Sartre quando durante la guerra, adesso lo penso, non l'ho sempre pensato. Adesso penso che forse poteva aver ragione Camus, e che c'è, lo sai, quindi sì, l'idea di un'ibridazione, di un'integrazione, forse, quindi sono d'accordo con te, punto e basta. Per quanto riguarda l'aspetto più estetico, sono anche lì d'accordo con te, tanto è vero che io ho paragonato la Ortesia a Céline. Ora nel mio immaginario Céline è uno dei più grandi scrittori del Novecento, quindi credo di averle fatto un onore, ciò non toglie che fosse un nazista, ma questo è un dato di fatto. Ora, secondo me effettivamente, come se vogliamo, potrebbe dimostrare con un'analisi stilistica, se vogliamo dire, forse la Capria è il più grande scrittore napoletano del dopoguerra. Detto questo, però, è difficile fare una graduatoria. Re ha scritto molte cose. L'ultimo romanzo, letterariamente, per quanto sia interessante come documento, a me non è neanche piaciuto molto, così come Napoli Ferrovia e però Mistero Napoletano resta un unicum, secondo me. Cioè, Mistero Napoletano è anche letterariamente all'altezza degli altri due. Questo perché sì, c'è un aspetto un po' ideologico, ma poi sono, insomma, come descrive Cacciopoli, noi oggi vediamo Cacciopoli, io non ho mai conosciuto Cacciopoli, ma Cacciopoli l'abbiamo in mente per come lo descrive lui, quando dopo la presa di Parigi sfiora con la mano. No, va bene, io adesso, sì, prima non facevo, diciamo, sono d'accordo con te, cioè gli scrittori che vanno fino in fondo, e questo apre un discorso enorme che non possiamo affrontare stasera, però fondamentalmente sono d'accordo con te. E l'ultima cosa che dicevi, aspetta, che cos'era l'ultima domanda? Su Dresda, allora sì. È un problema, quello è Sebald che, come sai, ha scritto una distruzione naturale, è una cosa impressionante quello che lui dice, ma insomma, dire sono d'accordo per una cosa del genere, diciamo che io credo che ci sia un effetto mimetico della violenza, per cui effettivamente quando tu eserciti una violenza la reazione tende a incrementare la violenza di partenza. Ora, mettiamo anche che nei casi, è certo che la colpa è del fascismo, non c'è dubbio, la colpa è del nazismo, l'aggressore in questo caso mi sembra chiaro ed evidente. Non è detto però, diceva Tolstoi, che
i russi debbano andare a distruggere Parigi perché Napoleone ha distrutto Mosca. Lui diceva, se siamo saggi e se siamo intelligenti, non facciamo come avrebbe fatto lui, lo buttiamo fuori dalla Russia, andiamo anche a Parigi, ma non la distruggiamo come lui, non ha incendiato. D'accordo, ma questa è, sì, ma è questa è, no. Lui voleva solo mettere in guardia sul fatto che se no si fa come con il trattato di Versailles, no, in cui diciamo la risposta poi produce, cioè, si finisce in una catena che non finisce. Nel caso di Hiroshima, questo limite è stato largamente superato. Possiamo discutere sul fatto di Dresda, ma il caso di Hiroshima è stato superato non solo per il fatto in sé, perché è stato superato per il mezzo in sé, che ha segnato una data. Vabbè, comunque. Non avevano la comprensione di che cosa era la portata della bomba atomica. Il problema non è Hiroshima, è una casata. Cioè che loro non sentono. Lo ripeto. Però forse questo ci porta. Sì, ci porta. C'è un altro intervento. Volevo fare un intervento su un architetto tedesco napoletano, molto meno innamorato di Germania, di lei, ma più innamorato di una, come anzi, volevo fare questa osservazione che spesso si perde, spesso si parla di Napoli, nel miglior modo e nel peggior modo, ma ci sono certi dati di fatto che vediamo soprattutto in questo quartiere di Monte di Dio, che è su tutto il pianeta Terra il posto dove le più diverse persone vivono nello stesso posto. Non ci sta di tutto, prima lo era tutto Napoli, poi Napoli si è un po' e comunque di meno, cioè nella sanità non ha tanto dei nomi, si è più segregato, mentre il resto del mondo è completamente segregato. Se io faccio, io sono cresciuto in un mondo segregato, nella Germania, dove già esiste solo un'unica classe, e come stamattina è stato detto, di fatto c'è dal più ricco, dal miliardario tedesco, che sono i proprietari dei supermercati, che fino ai salvo quelli che vivono sotto il ponte, sono tutti di una classe media borghese culturalmente, diciamo, non hanno mezzi diversi, estremamente diversi, ma in più fondo culturalmente sono gli stessi. Qua a Monte di Dio, cioè a Napoli, esistono queste realtà che sono talmente diverse e che hanno poca, cioè hanno difficoltà di comunicare, ma allo stesso tempo comunicano moltissimo, vivono insieme, cioè i mobili, cioè qua dai mobili fino al pavimento dove abito proprio di fronte, tutti si conoscono, comunicano e non comunicano, cioè nessuno sa che, scrive di stamattina, nessuno sa che cosa è successo con il pescivendolo e dopo varie settimane è riapparso, ma non si può sapere dove è stato, che cosa è successo, cioè è fasciato in testa. Rispetto al tema, io ci voglio solo dire che dal punto di vista della città, questo è chiarissimo che crea anche delle difficoltà di vivere insieme, delle incomprensioni, cioè il borghese non capisce quello del parlamento. È quasi evidente, cioè la spazzatura prima che si scende, Piazza Plebiscito è allucinante, cioè non esiste nel resto dell'Europa, cioè è il punto più anche di spazzatura più estremo. Ma ultimamente è un modello, credo, unico, è quasi, c'è una umanità incredibile, cioè senza diventare nostalgico, ma è di una capacità umana di vivere diverse persone insieme che hanno una loro espressività, perché non è cioè, quelli del Parlamento hanno un'espressività incredibile, uno ci può passare, tutte le storie che raccontano sono incredibili. In Germania nessuno, cioè non esiste, cioè,
portiere del nostro studio racconta la storia che sicuramente tutti conoscete, Agostino Lopazzo, e di centinaia altre persone nella città. E questo Agostino Lopazzo ancora vende cose vecchie a Napoli, tutto reale, come il portone qua chiuso è reale. Adesso sto un po' saltando, ma voglio dire che Napoli di una cosa vera, adesso a prescindere, che di una ricchezza incredibile, in cui ho visto che il problema dal punto di vista mio, da dove sono il problema è esiste di meno, anzi una grande capacità di anche di conciliazione. Su questo non aggiungo nulla, perché naturalmente è interessante, è interessantissimo uno sguardo dall'esterno, direi, cioè, da una persona che viene dall'esterno a vivere a Napoli. Io e Rino, per esempio, abbiamo una storia che è inversa, anche se anche la conclusione attuale è diversa. Cioè io sono andato via da Napoli perché per una serie di ragioni non mi sembrava di poter continuare a viverci, mi sentivo aggredito da una forte ansia, sì, e anche legata a fattori di lavoro, naturalmente, non soltanto a fattori personali. Mentre progressivamente poi ci torno sempre più spesso, non perché non veda, perché adesso abbia una visione mitica o idilliaca della città, ma perché appunto forse in parte ho acquistato quello sguardo esterno che lei ha in qualche misura, stando così spesso lontano. Rino invece neanche adesso credo che abbia molta voglia di tornare, per un periodo lungo intendo, e quindi come, insomma, dipende, è una questione molto soggettiva. I napoletani in genere, penso di poterlo dire, hanno un rapporto molto complesso con questa città, mai univoco e molto ambivalente. Quindi quando si dicono queste cose degli scrittori è difficile che poi questo non, cioè si parla anche di se stessi e di tutto questo, cioè appunto quando la Capria descrive questo suo odio amore, questa non storia che però è, ma questo ce lo portiamo dentro, cioè non è che io quando critico faccio lo osservo e dico si va in questa direzione o in quest'altra, magari sarebbe meglio capirne le ragioni piuttosto che buttarci, però queste immagini ce le abbiamo dentro, cioè se a me servì, cioè esiste, insomma, se mai esiste un'identità, no? È un'identità fatta di tutte queste divergenze, tutta questa ambivalenza irrisolta, no? E quindi queste immagini così potenti fanno parte di è difficile che un napoletano non abbia dentro queste immagini, l'immagine della città senza il mare e dell'immagine della città col mare, ce l'abbiamo dentro tutto, io credo di poterlo dire senza retorica questo. Quindi diciamo che c'è una pretesa di felicità e di bellezza che è esagerata e assolutamente sproporzionata rispetto alla realtà effettuale che si può vivere in questa città. Però allo stesso tempo ci sono degli elementi che fanno nascere questa richiesta. Un po' letterariamente la metterei in questi termini, e che probabilmente è quella che vedono di più gli stranieri, cioè gli stranieri che si innamorano di Napoli vedono questa pretesa di felicità e giustamente vedono più questa pretesa di felicità del lato ansioso, sotterraneo e oscuro, è normale. Ecco, questo punto può servire come elemento di dialogo.
Allora, grazie a tutti e io penso che sia stato un bellissimo incontro. Sono molto felice che siamo riusciti a realizzarlo. Grazie. Grazie.